con qualcosa in palio, con qualche finale, con qualche coppa. È davvero la grandissima tradizione di questo incontro che questa sera si rinnova davanti a un Palaverde stratosferico, pieno ancora una volta, sold out, è la quarta volta in stagione per Conegliano e quindi un grandissimo spettacolo da accompagnare, quello che sarà, pensiamo, un grandissimo spettacolo anche in campo. E cominciamo allora a parlarne con il coach di Conegliano. Buonasera Daniele Saparelli. Dicevamo, è il grande classico, no? Avversari forti, ormai in campionato ne avete tante, però con Novara c'è sempre quel pizzico in più. Sì, perché in questi anni si hanno giocati tanti trofei, credo che la risposta del pubblico faccia capire l'importanza di questa gara e quanto queste due tifoserie, queste due squadre abbiano fatto in questi anni. È sempre una bella sfida, in questo momento ancora di più perché noi siamo in un mese molto molto caldo e importante per noi, vogliamo proseguire questa striscia positiva, vogliamo tenere il distacco dalla seconda, vogliamo proseguire con la consapevolezza di essere un gruppo forte, dobbiamo giocare al meglio, lo sappiamo perché Novara è una gran squadra e poi dobbiamo pensare che giovedì abbiamo una partita molto importante, quindi dobbiamo oggi secondo me dimostrare la nostra forza. Ecco, domenica scorsa Milano, adesso Novara, il Fenerbahce in Coppa dei Campioni, andata e ritorno in mezzo Scandicci. Come si gestisce un periodo così? Dal punto di vista proprio umano, sì, delle risorse umane. Tutto con la testa giusta, con il riposo, con il lavoro, con la gestione del gruppo, con il turnover. Diciamo che delle armi ce ne sono parecchie. Se tutto poi va per il verso giusto, se cominciano ad esserci degli acciacchi o qualche problema fisico, dopo diventa un problema. Noi stiamo bene, stiamo crescendo, abbiamo visto che con Milano abbiamo fatto una buona gara, non bellissima, forse dobbiamo ancora fare uno step in più, ritornare ai livelli di dicembre e gennaio, febbraio diciamo che abbiamo un pochino staccato la spina, adesso dobbiamo ritornare ad alti livelli e il gruppo è pronto, il gruppo sa come si affrontano questi momenti, oggi credo che dobbiamo dare un'ulteriore dimostrazione di quanto siamo forti. Anche perché il turnover qualche rischio lo comporta sempre, no? Se visto con Pinerolo. Eh sì, è una cosa che noi dobbiamo fare per il bene del gruppo, perché quello che dobbiamo fare è non vincere tutte le gare, ma dobbiamo pensare ai trofei, ai traguardi. Noi di traguardi quest'anno ce ne abbiamo 5, è ovvio che a tutti noi piacerebbe vincere sempre tutte le gare e soprattutto tenere gli avversari a debita distanza, però non possiamo farlo, io devo pensare al bene del gruppo, devo pensare ai trofei che ci giochiamo. Fino adesso abbiamo fatto, credo fino alla Coppa Italia, un turnover perfetto, cercando di gestire al massimo e al meglio tutte le giocatrici. Adesso non posso più farlo, perché adesso sono gare troppo importanti e probabilmente sarà così da adesso, dalla gara con Monza fino alla fine del campionato. Ecco, alla luce di quello che hai detto, sacrificheresti il primo posto in regular season eventualmente? Saresti pronto a farlo serenamente in proiezione playoff? Per cosa? Per riuscire ad arrivare nella gestione migliore possibile nei momenti caldi dei playoff. Se mi garantisci che vinciamo entrambi. Ah no, io non ti garantisco niente, lo devi garantire tu. Allora non ti garantisco nulla. Giulia, no, prego. No. Daniele, mi riallaccio infatti un po' a questa tematica. Vediamo Sara Far che infatti è ai box, diciamo così, quest'oggi, non ha fatto nemmeno il riscaldamento. Ci saranno delle sorprese per questo Starting Six? Allora, guarda, noi siamo, in questi anni abbiamo trovato delle soluzioni per ogni piccolo problema o grande problema. Questo è un piccolo problema, Sara sta bene, ha avuto un fastidio che non c'entra niente col suo ginocchio, abbiamo detto ma perché rischiare? Allora non gli abbiamo dato la maglia normale ma gli abbiamo dato la maglia da libero, così se mi venisse la voglia di cambiarla e metterla dentro non posso, a meno che non la voglio cambiare per Moni, ma non credo di poterla cambiare per Moni. Va giusto bene. Così, è la gestione di cui esatto, si parlava. Esatto. Grazie Daniele. Ciao Daniele, bocca al lupo. Grazie. Beh, insomma, franco come sempre, ha detto chiaramente, sì, io punto ai playoff, al risultato dei playoff. Assolutamente. Se questo ti comporta anche perdere una partita in più. La responsabilità che nel caso però lo scudetto, Marco, va lo bene, decido io. Esatto, lo dico, decidi tu, va bene non arrivare al primo posto, però lo scudetto lo devi... Va bene, va bene, cioè, sappiate che farò io la formazione per Santarelli nelle prossime 2-3 mesi. Esatto. A posto? Giulia, sta arrivando intanto Stefano Lavarini, prego. Stefano, ecco, buonasera a te. Allora, un grande classico che si rinnova, no? Anche se adesso, almeno per ora, diciamo, non c'è ancora in ballo il primo posto in regular season, però i playoff arriveranno. Sì, sì, partita comunque molto importante perché noi stiamo cercando di recuperare terreno in classifica per stare tra le prime e Conegliano comunque sta vedendo Scandicci avvicinarsi e di conseguenza credo che abbia comunque contenuti agonistici importanti come al solito. Ecco, i contenuti agonistici di questa partita sono importanti almeno quanto quelli tecnici, no? Perché c'è sempre questo pizzico di rivalità. Dove volete andarle a stuzzicare stasera?
scusa, non ho capito. Dove volete andarle a stuzzicare stasera? Su quali fondamentali? Al solito l'ultima occasione, quella della semifinale della Coppa Italia, è stata una gara in cui secondo me siamo stati abbastanza vicini. Dobbiamo riuscire a mantenere lucidità nella scelta dei nostri colpi nella seconda parte dei set, perché quando arriva un po' di frustrazione vista la loro qualità in difesa, poi si perde un po' di lucidità. Quella è stata la chiave in un'occasione in cui siamo stati molto competitivi, quindi dobbiamo partire sicuramente dimostrandoci altrettanto competitivi e poi fare delle scelte coraggiose. Carcasses addirittura forse sopra le tue aspettative? Non ho capito. Carcasses sopra le tue aspettative? O in linea? No, sapevo che Kenny poteva darci della qualità in attacco e di conseguenza questo è l'aspetto sul quale sta aiutando di più la squadra in un momento in cui magari siamo stati meno costanti nel fondamentale. Lei ha portato le sue qualità. Giulia, prego. Stefano, abbiamo parlato lo scorso weekend sia con Milano che anche con Conegliano per quanto riguarda lo scenario invece della Champions. Come arrivate voi invece a questo appuntamento di quarto di finale? Forse un avversario, passami il termine, tra i più facili rispetto, un po' più facile rispetto alle altre? Guarda, rischio di essere retorico, io non credo ci siano avversari facili arrivati a questo punto. Poi è indubbio che, visti i nomi delle squadre che si fronteggiano negli altri quarti, è logico che tutti possano giustamente pensare che questa sia stata, come dire, sia stato il sorteggio migliore. Però per quel poco che abbiamo già visto Stoccarda e che prepareremo da stasera in poi, insomma, il primo posto del proprio girone non l'ha guadagnato per caso, di conseguenza sono sicuro che sarà assolutamente difficile fronteggiarli e come dire, è assolutamente aperto anche quel confronto. Dovremo essere bravi, qualora fosse vero che loro abbiano qualcosa di meno, magari dei nomi più altisonanti che capitano a qualcun altro, dovremmo essere bravi a far valere allora la nostra qualità. Tanto in bocca al lupo per stasera. Crepi. Grazie. Ciao. Grazie Stefano da Parigi. Beh, così abbiamo uno scenario delle nostre squadre italiane, almeno sì, impiegate in Champions League. Entriamo anche un po' nel dettaglio della Champions, perché certamente l'impegno che attende Conegliano è importantissimo, sì, contro il Fenerbahce, che è una delle formazioni, si sa, di punta del campionato turco. Certo, Milano avrà il Vakif davanti, esatto, con questo incrocio affascinante con Paolo Egonu, che ormai appare certo andrà a giocare proprio per la formazione Meneghina il prossimo anno. E appunto, quindi, come giustamente sottolineavi tu, Stoccarda, alla luce di questi altri nomi, sembra l'avversario un pochino più abbordabile. Poi certo, si gioca. Esatto. So però, Marco, che noi abbiamo una grande novità anche da dire invece per quanto riguarda l'altra coppa, che è la Coppa CEV. E allora, se mi spoileri così, va bene. Allora dobbiamo dirlo. Andiamo verso la postazione, e cominciamo a raccontarvi quello che accadrà, perché martedì sera saremo in diretta per la semifinale di Coppa CEV. Saremo al Palazzo Vanni di Scandicci per il primo tempo della partita tra Savino del Bene Scandicci e la Turkish Hava Yollari, la formazione espressione della Turkish Airline, delle linee aeree della Turchia. Una sfida molto molto interessante. Le turche hanno eliminato Busto, vincendo nettamente andata e ritorno, quindi sono avversario di grandissimo rispetto. Scandicci, secondo me, ha qualche cosa in più. È una partita comunque assolutamente affascinante, tutta da vedere, e noi ve la trasmetteremo in diretta martedì sera. E poi seguiremo naturalmente anche la partita di ritorno che impegnerà le ragazze di Barbolini in Turchia. Foto di gruppo intanto per questa iniziativa sociale della società di Conegliano, che è molto attiva con Cuore d'Arena e tante altre iniziative, appunto, per quanto riguarda l'aspetto sociale anche.